Boh, allora, rieccoci dopo una serie di sfortunati eventi che hanno portato a non poter andare avanti con questa serie di disgrazie, cioè una serie di sfortunati eventi che non hanno portato la disgrazia avanti, il schifo. E quindi, oggi ci siamo. E oggi penso che... Cazzo. Questo viaggio nel terrore, nell'inquietudine di James possa finire. Niente, questo volevo dire. Poi, come sempre, ringraziamento a chi supporta, ringraziamento a chi c'è per poco, ringraziamento ai poveri disgraziati che devono assistere a questa fetenzia continua. Ah, mi sono scordato. Ho dimenticato. Un saluto a Twitch ora, un saluto a YouTube del futuro. E via. Non ci si perde in chiacchiere. Via. E il labirinto, il labirinto, il labirinto. Io vi ricordo l'ultima cosa, che era quella zona schifosissima d'ondate che stava creando. Mi stava creando più di qualche problema. Cazzo, ok. Stava creando più di qualche problema. Quindi, poi. E quindi via. Come si giocava al gioco? Mi sono scordato. 2 giorni che non lo tocco e già mi sono scordato tutto. Oh, cazzo. Oh. Ah. Così cominci? Così si comincia? E quindi? Bene. Allora direi ammazzami, ammazzami, non mi piace questa vita che mi hai. Che fa, spigne? Ok. No, semplicemente perché non mi piaceva la quantità di vita che devo perdere per una stronzata di questo tipo, quindi ricalcoliamo la situazione. Probabilmente gli devo passare. Devo schivarlo, no? Passarci in mezzo, l'idea è quella, però. Complessa come situazione. Ok. In mezzo! No, 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 invece no. Perché non è che ci sia tutto sto grande. Oh, stronzo, allora. Combatti. Da piramide a uomo. Da uomo a piramide. Sento suoni? Posso? Più o meno. Ma, merda. Fammi passare, ti prego. Non capisco se posso passare o sto sfruttando... Ok. Va bene, va bene. Ok. Andiamo. Cazzi!
Poraccia. Comunque mi sono accorto di una cosa, tralasciando il momento toccante, no? Alla fine si sapeva anche, avevamo visto, quindi era più forse nella mente di James l'ipotesi che potesse esser viva. No, quello che vedevo era, ma è una cosa che ho fatto caso anche l'altra volta, tra quello che ho io nel gioco e quello che vedo nella live, nello schermo effettivamente, è come, penso sia una cosa legata a Twitch, vada a scurire tutto. Ma anche nei colori stessi, è tutto più grigio in quello che era la... Grigio, non dio grigio, però meno saturo, ecco. C'è un abbassamento della saturazione tra quello che è il gioco e quello che è la live. Lo noto soprattutto nel giubbotto, nel cappotto di James, che è di un certo verde, quindi nel gioco. E lì nella live lo vedo un pochino... un verde un po' più... sbiadito quasi, no? Scuro. Però vabbè... Non penso di poterci mettere mani più di tanto. Che cosa succede? Che c'è? Oh. Che cosa è questo? Porca miseria, ma il... È il coltellozzo. Però James, James, deambuliamo in una maniera che ha una logica. Cazzarola. È il coltellozzo di Pyramid Head. Ma c'è qualche problema nel movimento con sto. Come devo fare a portarlo? Vedo una certa difficoltà. Ok. Posso salvare nel frattempo? No. E portalo però in un modo che ha un minimo di senso. Devo sfondare qua. Ah no, che okay, mi fanno passare automaticamente. Mi riconoscono come il loro padrone, no? Però che difficoltà. Ma penso di poterlo lasciare, no? Su per le scale. Giù per le scale, ok. Questo detenuto ha bevuto un'ultima bottiglia di birra prima di essere giustiziato e sepolto qui per l'eternità. Ah, fatto bene. Qua, munizioni di pompa. Ricaricherei un attimo. Miriam K, traditrice. Merda, premo l'R1 sbagliando. Non è il tasto. Walter Sullivan. Walter Sullivan? Walter Sullivan, mi ricordo un Walter. Ah, ma io avevo solo una. Io avevo zero pozzettine, zero bevande salutari. Interessante. Un Walter Sullivan me lo ricordo su un. Forse era semplicemente un Walter. Su Silent Hill 4 The Room, no? C'era un Walter. Forse non Sullivan, però. Walter, comunque. Ah!
Angelo Rosco? Eddie Dombrowski. James Sunderland. Si infittisce, mio caro, e tuffati. Ti tocca. Che sia effettivamente tutto nella mente di James, no? Anche i personaggi stessi incontrati, Angela, Eddie, esistono? Forse no. Forse è tutto una creazione della mente folle di quest'uomo per giustificare quasi tutto quello che succede, no? Aia. Il periodo del mese? Tocca a tutte. Aiuto. Couldn't live Eddie. well enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. How many times do I have to kill you? Eddie? Whoa, Eddie. It's me. Oh. Hi, James. Doing. What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit! You make me sick! You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin, why don't you just kill yourself? Siamo calmi. Well, maybe he was right. Maybe I am. Nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh! Ok. Ha anche ragione. Va bene. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want. Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? Aia! Sul naso! You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. In effetti, cioè. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Well. Calma. You're about to find out. Ma in tutto questo, chi è questo tizio? Dice, lo segue, ma come fa a seguirlo? Non è la follia di... Però sembrano tutti... Sono tutti uguali comunque, no? Sti tizi che sembra aver ucciso. Avranno una forma di... Saranno una rappresentazione di un qualcosa per Eddie. E non so cosa esattamente, però. No. Stai calmo. Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. Pezzo di merda.
finally died all curled up in a ball. Then he came back. Ah, che succede? Si glitcha tutto. He cried more than the dog. And now it's your turn, James. Oh, che sta succedendo? Come il tuo turno, no? Ehi, hey, Eddie. Ma che cosa? Oh, pazzito quest'uomo. Fortissimo comunque, Eddie. Ok. Ma sono dei movimenti strani comunque. Ok. Merda. Si vede una sega. Perché sì? Perché sì? Eddie, parliamone. Non vedo, non si vede nulla. Oh, no. Oh, cazzarola. Aspetti. Aia. Stronzone. Porca Eva. Wow. Ok. Ok. Aia, vai Eddie. Tieni, fiate questo. Vedo niente. Uff. Ma io non vedo te. Un attimo, qua devo... Ok. Porca Eva. Oh, aia. Ma porca miseria, ma la rincorsa. Da dove? Vabbè, ci sto. Ci lascio le penne. Ma dai! Ma cos'è l'equilibrio? Senti. Hai anche rotto tre quarti di palle ora. Ok. Ancora? Ne ha ancora? Ma davvero? Ma è un Highlander. Merda, eccolo lì, perfetto. No, vabbè. Conviene andare direttamente di... Forse di carabina? Tanto per fargli capire... Qual è la situazione, effettivamente. Rompi le palle in questa maniera. O forse la prima parte. Puttana Eva però. Sto cercando di capire questo combattimento. Come potrebbe evolversi. Si potrebbe evolvere tipo cominciando a colpire Eddie effettivamente. Ma porca mignotta. Fino a quando lo vedo? Bene. No, direi prima parte andiamo di pistola. Seconda parte, si aspetta che lui si avvicina. Ci si aspetta che si avvicina. E si va di... Con calma però. Tu stai? Ok. Ora seconda parte. Lui si avvicina. Andiamo di pompa. Ok Eddie. Dai. I can see you.
Dove stai? Oh! Uno! Oh! Ok. You know I'll find you. Che stronzo comunque. Ah, sento. Merda, ma che cazzo c'ha? No, madonna, ma si teletrasporta, Eddie. Madonna mia, ma... Va bene. Fai come... Ma fai come credi. Ora occhio perché... Porca Eva, però in questa maniera diventa una roba atroce. Olla! Ok. No! Ok. 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 Ti devi fare ricaricare però, Eddie. Ok. Ti vedo, eh. No, non fa scherzi. Andato? Pezzo di merda. Eccolo. Cava James alla fine. Base a quella che era la situazione, c'erano tante altre possibilità. Ma ora la mia domanda è: è tutto questo, no? Qualche risorsetta? Piccola piccola? Risorsina? Ah! C'è. Siringa che io però non userei ora perché sono relativamente nel pericolo, quindi intanto voglio girare un attimo nella zona per capire se qualcos'altro ci può essere. Non sembra, vabbè. Ah, ma di qua non si va. Mappa, non c'è. E via di... C'è questo effetto strano in zona, ma credo sia un bug visivo più che altro. Uno sfarfallare. Vabbè. Montana. Buona la montana. Ci sta. Bel panino. Con la montana. Blocchiamo. E via. Cazzo, da quant'è che non vedo l'esterno nel gioco, si intende, eh? Si sa mai. Ok, userei questa a questo punto. Livello curativo ci sta. Wow. Ok. Lago di Toluca arriva. Ok. Ah. Barchetta.
Ah, tieni premuto L2 per usare il remo sinistro, tieni premuto R2 per usare il remo destro e L2 R2 per remare in avanti. Ok. Quindi vado avanti. Solo avanti? Perché in fondo vedo una luce, quindi l'idea è quella di raggiungere la luce. Se è quello che devo fare. E che faccia soddisfatta di James ogni volta che dà un colpo di remi. Non vorrei mica tirare i remi in barca ora, no? Però stiamo andando un pochino verso destra, quindi ok, e ora un po' troppo verso, ok, e ora un pochino troppo verso, sti cazzi, James, ehi là, basta, basta, va bene così, dai, tutto in fondo. Cominciano ad intravedersi delle forme un po' particolari. Oh, calmi. Ok, così, perfetto. Una schiarita. Oh. Cazzi. Ok, minchia di giacca che sbatte contro. Ok, perfetto. Ok. Siamo dove? Raccolto mappa del giardino dell'hotel Lakeview. Il Lakeview Hotel. Interessante. Molta calma, cerchiamo di capire come deambulare in questa. Ehi, ci si sentono suoni in acqua. Come deambulare in questa zona a questo punto? Noleggio barche a Lakeview. Vivete momenti indimenticabili sul lago di Toluca. Vi sentirete in pace su queste acque. $15 al giorno, ma ve li potete tenere i momenti indimenticabili. $15 al giorno. Porca miseria, li spendo sull'ice cream qua, sui gelati, ma $15 al giorno? Rapine a mano armate. Occhiali di un libro dalla ignota natura. Ok. Ok, lo segna che sì, lo segna. Finalmente un po' di luce, ma pure io sto vedendo effettivamente. Cioè. Hasn't changed at all in 3 years. Huh.
credo sia l'ultimo posto visitato da effettivamente da James e Maria. E Mary, scusate. Cazzo, io ormai ho quella. No, non voglio prendere la carabina. Quella idea. Però vabbè. Ma è carino come posto, alla fine. Ci vai a togliere. Ci vai a togliere la. L'effetto nebbia. L'effetto pianura padana diventa più che gradevole come posto. Solitario dell'est, lontano dalla protezione dell'acqua. Ora smarrito senza fiato. Solitario? Che cos'è questo? Questa creatura degli abissi, questo dio del mare, che cos'è? Ah, mela marcia, io la darei un morsetto, tanto per. Perché l'ha raccolta? Perché ha raccolto una mela marcia? Ha raccolto una mela marcia. James, qualcosa non quadra? Cioè, capisco la fame che itta nei momenti meno opportuni, però ella. Con l'arrivo del gelo, abbandonano i loro vecchi nidi per tornare in tempo. Ok. Si può entrare, però, sotto, se non ricordo male. Quest'area del giardino è chiusa per manutenzione. Ci scusiamo per il disagio. No, ma tranquilli, mi sembra. È anche giusto alla fine. Quindi, cioè, se si può sistemare qualcosa prima di aprire al pubblico, più che bene. Io vorrei prima scendere sotto. Perché. Forse. Non di qua. E quello credo sia una roba principale. Qua sotto però. Ah, vabbè, stavo scherzando perché in ogni caso. No, vabbè, stavo scherzando tantissimo. Va bene. Quindi comunque si deve entrare. Va bene, va bene. Entriamo. Chiuso. Aperto. Welcome back. Oddio, qua adesso. Ah, però no, non la mappa degli interni. Dell'interno. I cessi fondamentali nell'esplorazione. Ok. Non ho mappa dell'interno. Eccola. No, stavo. Sì. Ok. Bella. Ti aspetto. 312. Mappa del terzo piano. E alla 312? Ah, primo piano. Secondo. Bella. Bella grande come zona. Va bene. Allora, io partirei dal primo piano, no? Ok, e qui si salva. Quindi ok. Mappa. Chiave della camera 312, chiave ornamentale. Subito così. Signor James Sunderland, riguardo alla cassetta dimenticata in camera dopo il suo ultimo soggiorno, ho il piacere di informarla che abbiamo recuperato l'oggetto e l'abbiamo spostato nella sezione dei dipendenti al primo piano. La cassetta è custodita nella cassaforte dell'hotel e le sarà restituita al più presto. Ma non dovrebbe stare nella zona appunto degli oggetti dimenticati, anziché portarla nella stanza dei dipendenti, cioè non è un
non avrebbe avuto molto più senso. E piela. Ok. Cos'è? Camera d'hotel 102. Qua si va a chiavi su chiavi adesso, praticamente. Okay, qua c'è un muro da tirare giù. E tiriamolo giù. Quanta violenza e di perturberanza. Ho visto robe. Ricordi quello strano libro che hai trovato prima? Un uomo piuttosto bizzarro è venuto qualche ora fa e ha detto che era suo. Sinceramente non mi andava di litigare. Volevo levarmelo dai piedi il prima possibile, quindi gliel'ho dato. Non so come facesse a sapere che eri qui, che era qui. Credo che non abbia nemmeno mai alloggiato in questo posto. Me lo sarei ricordato. Non riesco a togliermelo dalla testa. Ah, bene, comunque. Tutto molto positivo e tranquillo. Ok. Questo è uno shortcut. Allora. Mi sa che. Oh, torniamo un attimo di là. Perché se vado. Questo cos'è? No, ok. Decisamente. Ma che cos'è effettivamente? Ecco, ascensore fuori servizio, sorri chiusi. Andiamo a toccare così almeno mi indica che è tutto più o meno chiuso. Questo sarà lo staff. Sento un piano in lontananza, molto piano. Ristorante lì in riva al lago. Mia, uai, papà, stai calmo. Did I scare you? Laura. Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh, yeah. Want to read it? Just don't tell Rachel, okay? Rachel? Who's Rachel? She's our nurse. I took it from her locker. Laura, in My tutto dearest questo. Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please
Give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Il posto speciale. Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you. You know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it, I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Ma porca merda. Ok. Quindi Laura intermezzo 118 numero 2 118 John Brahms. Ok, Laura c'entra in tutto questo, si conosce con Mary. Ok, ok. Vabbè, però James non è proprio brillantissimo, si era capito che per posto speciale intendesse questo, però evidentemente ora ha detto ah, forse si tratta dell'Equi Hotel, ok, va bene, ok. Ma non lo devo suonare realmente. Ma che lo fa a caso comunque. Oh, oddio. Non so, spero possa succedere qualcosa, però non... non sembra. Aia. Ok. Ma non sembra. E cioè Laura ha perso la lettera. No, ce n'era una di lettera e l'ha persa. Quindi va bene. E a questo punto. Ehi. Beh, a questo punto la seguo.
Ehi. Ah, merda. Dove ti vai ad infilare, cazzo? Oh, cazzo. Salve. Devo ricordare come si gioca. Mi devo ricordare. Ok. Via, questo sbocca. Perfetto. Cazzo. Ci provano sempre quando possono, eh? Noto con piacere. Perfetto. Cos'è questa? No, stavo scherzando. In affettuosa memoria di Sean Mitchell, la sua famiglia comunica con rammarico la sua scomparsa. Il funerale si terrà alla chiesa di Santa Stella a South Vale, all'incrocio tra Nathan Avenue e Neely Street, alle 11. Al termine della cerimonia avrà luogo un piccolo ricevimento a casa della famiglia di Sean. Povero Sean. Un amen per Sean. Ok. Ah, era questa la 102? Era questa la 102, ok. E dentro c'è una siringa comoda, bevanda ancora più comoda, munizioni comode. Mi sa solo risorse, può essere? Cioè, che non mi dispiace, voglio dire. Sì, mi sa stanza solo di risorse. Va benissimo. Va benissimo. Innamorato di queste stanze. Premiano l'esplorazione. Allora, se io dovessi andare... Posso andare alla 103. Colpipistola. Aperta? No. Sento altre creature nell'ombra. Occhio a quelli nascosti, come sempre. Ok. Un letto sfatto. Una TV non rotta, quindi... esattamente. Fissiamo il problema. È una di quelle foto. Dopo. Foto strane. 21. Ok. Chiusa. Wow! Ok. Ok. Perfetto. Ti è. Ma niente, ma ormai dei professionisti pure è difficile. Ma stiamo scherzando? Fila pompa, richiamo mentre che si può. Non girare così. Solo staff. Quindi è chiusa. Sento però qualcuno. Eccoti, creatura dell'ombra! Ah no! Ma perché ho dovuto prendere il colpo? Che stronzata! Perché non ha fatto niente, però... Io l'avevo premuto il tasto per schivare. Ah. Qui che c'è? Che cos'è questo? Pisciatoio? L'edera Helix sembra affetta da una specie di parassita. Bisogna separarla dalle altre piante o moriranno tutte. Ok. Chiave dell'ala alba. Munizioni. Ok. Girando da questo lato. Cos'è questo suono? Ah, si è rialzato, fa piacere. Fa piacere che stai in salute. Però, magari puoi tornare esatto come stavi prima. Fa anche più piacere. Allora, questa dovrebbe essere
per uscire di nuovo qui fuori, ma non la vedo una cosa sensata ora. Qui dentro. Devo stare attento a rushare dentro le stanze in questa maniera comunque. Colpi. Allora, oddio. Ah, ok. E mi sa che posso entrare nella 103 da qua fuori. Ci sarà la finestra, presumo. Queste comunque sono chiuse, sì. Ok, infatti è aperta. Qui niente. Ok, lì si striscia. Bevanda, grande. Di qua. I cessi, sempre comodo. E qui, vabbè, si apre la scorciatoia, va bene. E qui sotto. Ah, ma mi sa che... No, vabbè, spunto semplicemente qui. Allora, riflettendo... Ah, però un attimo. In fondo ci sono... In fondo... Ok. In fondo c'è la 107 che non ho provato ad aprire. Ok. Alla 107. Quindi è... Di qua. Wow! No, non ci posso volere credere, guarda. Che stronzata. Vabbè. Ma più che altro perché non è partito l'input della... C'è stato un minimo di input lag. Nel comando, ecco. Però vabbè, è capitato. Quindi va bene. Oddio, io le proverò tutte ora. Il cazzo! L'altro lato... Non c'è un altro lato! O comunque, c'è ma non c'è. È un po' finto. Non ho la chiave adatta. Va bene. Andando all'esclusione va bene. Si può fare in si può ragionare in questa maniera. Ora io proverei di nuovo di qua a capire. Intanto salvo. Ci siamo fatti praticamente la parte. Questa prima parte, no? Quindi il primo piano è andato, teoricamente, escludendo la 107. È bello che completo, però vediamo adesso perché. Salire al secondo piano. Ma aspettate, ma io ho una chiave. Questa può essere? Sì. Oh, Madonna Santissima. No, ma manca roba. È chiaro che manca roba. Ok, va bene, questo teniamolo per dopo. Salendo, no? E siamo al secondo. Merda, già il secondo è più elaborato. Chiuso. Elevatore fuori servizio. Ok. Ah. Oh lolololololo. Quegli schifosi? Sono gli schifosi? Fedele fino alla fine. Ok, basta. Allora l'ho raccolto. Abbiamo un leone.
un'aquila calva, un tizio al centro con due sorta di lance, un bue, un montone dietro che lo sta caricando e un altro tizio con due alette molto simpatiche. Va bene. Colei che si alzò in volo. Alice Burroughs. Burroughs. Risolviamo. Sala di lettura. Ah, cazzarola. Una nuova rivelazione, una nuova comprensione. Quattro libri sono. Ecco il quarto. L'orgoglio che precede la rovina. Leonard e Nevous. Maevous. Quindi fatemi capire, quattro libri. Mi devo basare su questo? Su quello che vedo? Qui? Quindi al centro ci sono i due stuzzicadenti, va bene? Quindi ragionando in questa maniera, no? Colei che si alzò in volo, immagino, stava qua, la quiletta. Poi, seguendo sempre il ragionamento, l'angelo mi sa di fedele, fedeltà, fedele fino alla fine, una roba di quel tipo. Quindi, e qui sono indeciso tra questo e questo, o alternandoli questo e questo. Ah, ma ci sono i simboli, ci sono i simboli. Che stronzo che sono. Oddio, ma il criterio non dovrebbe essere. Leone, aquila, ali, toro. Ho specchiato, aspettate, perché magari ok. Nel senso, eh. Ma allora al centro le forchette, no? Il tizio forchettato. Realmente non mi devo basare su come sono messi. Tipo, sì, appunto, angelo, toro, bue, aquila, leone. Direi per ora teniamolo così. Perché fino a prova contraria dovrebbe essere quello lì il ragionamento, però evidentemente non ragiona in questi termini. Va bene. Shortcuts. Bella botta d'evento. Che succede qua? C'è un filo di vento? Siamo calmi, eh? Pi, 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 pi. Ok. Ok, aia. Non ci provare più. Allora. Chiave della camera d'hotel 202. Ok. E che cazzo?
Yeah. No. Queste combo che fanno, ma non ci provare nemmeno, guarda. Stai nel tuo, molto tranquillo pure. Ok. Mela matura. Abbiamo una mela marcia e una mela matura. È una TV che deve esplodere, come sempre. E ragazzi, è proprio la regola della run, è quella di far saltare tutte le TV quando se ne vede una. Cioè, non se ne salvano. Colpi. 6. Ok. Oh, sento roba. Alle spalle! Yeah. Ok, perfetto. No, vorrei colpire il vetro. Per favore, James, te ne prego. Niente, locca direttamente lì. Guarda dove cazzo parte il lock. Non mi fare sparare. Io non ho parole, comunque. Che stronzata. Cartella clinica paziente. MSS. 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 E non so per cosa può... potrebbe stare, no? Ok. Aia. Aia. E basta, cazzo. Tiè. 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 No, per non la volevo questa cosa. Quel colpo non ci stava. Non me lo meritavo. Di far usare una pozzetta così. Questo è l'altro lato, giusto? Sì, ok. Qua. Questi? Niente? Niente, ok. Azioni, fucile a pompa. Ascensore. Cos'era l'ascensore? Ah, dei... ok. Degli impiegati. Quella zona medica. Qui c'è un'alpaca. Non è un'alpaca. Però bene. E là. Queste belle gambe. Dove vai? Ti ho visto. Ma che cosa sta facendo? Che fa tanto il furbo. Non ho parole. Ma non ho parole. Ma sti livelli. Ma veramente? Ma con tutto che... ma vaffanculo, va. Vabbè, toccato sto colpo evidentemente. Ok. Uno di questi glimpses. Al solito la toilette. O di toilette. Allora. Chiusa. Staff. Qui. Ah! No, colpiscilo però. Ok. Via, ok. Non vedo, per favore. No, però queste cose non devono che succedere. Ma non devono esistere. Non devono esistere. Cioè la telecamera non mi può fottere. Non deve essere un discorso legato alla telecamera. Deve essere una mancanza mia. No, 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 no. Questo no. Questo mi triggerano un poco. Colpi di carabina, ok. No, cazzo. Non deve uccidermi la telecamera, deve uccidermi la mia incompetenza, che è diverso. Questo è chiuso. 214 c'è qui. Colpi, pompa. Questa è chiusa, ok. Allora, l'ascensore dipendente non si può, ok. Qui c'è una scala? Ah, per salire, però no, no. Per ora non ho questa intenzione. Io quel lato non l'ho praticamente esplorato. Tutte quelle stanze. Quindi direi provare per quelle.
controlli. Ok, chiuso, ok. Calma adesso. Ah, sente piagne. Chiusa? Chiusa. La 209 che è qui accanto non ho provato. Ok. Ma perché queste robe? Guardate, ma tu ti rendi conto di ste cazzo di telecamera cosa succede? Ma che, ma veramente, comunque? Ma veramente? Punto da un lato e la telecamera si sposta dall'altro lato completamente. Ma che è sta puttanata? Ma che stronzata, però. Cioè, durante la schivata si perde completamente il tracking del nemico. Porca merda, veramente. Fastidio. Chiusa. Consegne di fiori a Silent Hill. Fiori perfetti per occasioni perfette. I più venduti: gigli, crisantemi, ortensie, gardenie, gladioli, garofani, narcisi, giacinti, viole, rose, orchidee e molto altro ancora. Sconto del 20% su bouquet da sposa. Chiamaci 1207 z. E poi il resto è blurrato. La 208 non ha provato? James, qualcosa non quadra? Ah, ora ti piaceva, va bene. Ora ti è piaciuta. Questa è aperta. Ok. Bello, 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 bello. Mi piace questa posizione dei nemici, mi fa sognare. Hai rotto tre quarti di cazzo, fatelo dire adesso. Ora avete rotto tre quarti di minchia. Come sempre lo devo prendere per come sono posizionati. Che cazzo sta? Ah, eccolo. Per favore. Dicevo, come sempre le devo prendere perché i nemici sono posizionati in maniera un po' così, un po' birbantella, va bene. TV, via. Il piano è sempre quello. Ora magari il gioco potrebbe ripremiarmi con una, che ne so, bevanda salutare, no? Tipo, me ne torni una, tutti felici come prima. E qua. Ok, almeno non mi fido più. Colpi di carabina. Via. La radio ancora che va. Niente. Il bagno chiuso. Ok, questo si può aprire da questo lato, sì. Chi c'è in fondo? In questa oscurità. Ok. No, sento dietro. Ma porca Eva. Vabbè che non mi ha fatto nulla, però. Sti cazzo. Niente, davvero. Vabbè. Ok. Ai ai ai. Sono entrato qui dentro senza volere. Vabbè. Siamo entrati, mentre che ci siamo, esploriamo. Stanza vuota. Vuota. Completamente. D'accordo. Allora, calma. Dove sono? Ok. Questa è chiusa. Questa è aperta. E bevanda, ci sta tutta, usala ora. TV, via. Regole sono regole.
Colpi pistola, porta chiusa sempre, ok. Allora, però si può. No? Stavo scherzando, stai calmo. Via, che cos'è sta laggata qua? Stiamo calmi adesso. A 205 c'è un punto esclamativo un po' sospettoso. Ah, si apre. Ok. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più dolce del reame? Stacca la pelle brillante. Guarda la carne putrida sanguinante. Si può ruotare? Sì. Aspetta, andiamo in modo un po'. Ma quanti ne posso mettere? O dove li devo mettere? Azzo! Ah, ma ovunque! Va bene. No, aspetta, togli. Oppure conviene metterli e capire dopo. Ma non penso completamente. No, perché l'idea mia era un'altra. Dunque, sono. Quanti pezzi sono? Intanto bisogna partire da questo presupposto. Togli sta merda, gentilmente. Posa sta cazzata. Ok. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mi manca un pezzo, quindi in ogni caso. Fotte sega per ora. Va benissimo. Via questo. No, e se mi manca un pezzo, non credo di. Abbiamo trovato il pezzo, il frammento. Bene, si può fare adesso. Quindi, andando a mettere l'ultimo frammento. Che? Chi c'è? Ah, sei tu che ti sei preso questa licenza poetica dell'alzarti? Ma perché sta cosa? Bah, rimani giù, gentilmente. Allora, abbiamo detto. Perché posso mettere. Aspetta un attimo. Qui. Adesso mi sta confondendo un po' tutto, eh. Lui fa. Vorrei leggere semplicemente. Posa sto cazzo di specchio, cortesemente. Posalo, posalo. Allora, intanto io direi, mettiamo i pezzi. Abbiamo detto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 6 posizioni soltanto. Va bene. Ok. Ah, e dove vedo. Ok. Ok. No. Ok. Quello mi sembra messo un po' a casaccio. No. Fammi mettere l'altro. L'altro prima. Posa. Ok. Wow. E che succede? Che è successo? Che ho fatto?
Intanto cerchiamo di capire che qualcosa ho fatto, ma la 201 forse si è aperta. Statuetta di Biancaneve. Ok. Statuetta di Biancaneve. Che cazzo è la statuetta di Biancaneve? Che cosa succede? Oh Lord! Ah, ma tutti... Così me lo dici? Buio! No! Calmo! Ok. Chi è? Allora, stiamo estremamente calmi. Non calmi, estremamente. Oh cazzo. Ok. Ci prova più. Salvataggio, voglio salvare. Dopo aver salvato, io non ho capito questo discorso della libreria, onestamente. Quindi vorrei provare a fare un tentativo e salire al terzo piano. Ok, perfetto. Perché forse ci si può salire da... Non è vero? Aspettate, da quest'altro lato mi sembra... No! Adesso stai calma. Qui cosa c'era? Qua delle scale. Queste permettono di salire. Stanza conferenze. Oh madonna. Ok. Lì dentro c'è un'altra statuetta. Avviso al personale, visto che ci mettete così tanto ad arrivare alla sala conferenze, passate per la stanza 107. Vi lascio la chiave. Uno degli ospiti ha combinato un bel pasticcio. E prendi sta chiave. Ah, l'ha presa. Ok. Bene. Cosa abbiamo qui? Il Pentagono, che cos'è questa? La stanza del... Incredibile. Allora, ma la 107 credo stia sotto. Sì, era sotto. Qua che c'è? Colpi, nice. Uno, perfetto. Ma intanto esploro questo piano, mentre che ci sono. Ah! Terzo F. Cos'è questo? Porca puttana! Wow! Chi è? Chi è? Non è vero. Mi fai colpire? Grazie. Gentilissimo. Rimani giù. Allora. Oddio, questa serviva per l'esterno, dove c'era il catenaccio. Mi sembra di sì. Sta folli, quindi è chiusa. Di qua. Cosa abbiamo? Tre che suoni brutti. Salve. Ok, colpetto e via.
Perfetto. Allora. Tutte chiuse, tranne questa, che permette di uscire nuovamente. E scendere qui sotto. Oh cazzo. E l'altra. Ok, un'altra. Una zona che era inaccessibile comunque normalmente. Che sono sti suoni? Colpi pistola. Quindi. C'è un. Ma cazzo! È uno dei libri, mi sa. E allora è quello uno dei libri corretti. È sceso dove? Vabbè, è finito nel ristorante. Quello è il ristorante. Va bene. Perfetto. Perfetto. Quindi combacia tutto per come dovrebbe. Più o meno. Ah. Silenzio. Via. Oh lord. No, però ti dovrei colpire, sai come? Non la prendere sul personale. Ma devi crepa. Ok. Grazie. Oh, grazie. Una bevanda. Dopo tutte le bullshit. Ok. Allora, quindi. Questa era una shortcut, perfetto. E io proverei un attimo a ritornare sopra, completare il discorso sopra, poi tornare sotto. Tornare sotto. Lucchetto. Quindi non posso andare da quel lato. No, va bene, va bene, va bene, va bene. Torniamo sotto. A prendere il libro. Cercare di capire se si può risolvere il discorso della libreria, ma a questo punto penso di sì. Quindi, libro, abbiamo detto che è finito nel ristorante. Quindi di qua. Giusto? Sì. Eccolo. Ah, non era un libro. Stavamo scherzando. Apri scatole. Sto cercando di capire dove potrebbe essere utile l'apri scatole. Intanto mi devo ricordare che ho la. Cos'è che avevo trovato? Ah, la tenaglia, giusto, per le catene. Quindi ok, si esce fuori e si vanno ad aprire. Si va ad aprire quella zona. Quindi via. Qua fuori. Dove stava? Eccolo. Non questo, magari non con... esatto. L'apriscatole. Ok, e qui adesso? Lampadina. Lampadina. Un altro grande dell'Ovest. Lampadina che però non è che non mi dà grandi. Combina? Allora io posso comunque ancora. Ok. Delle cose fattibili ci sono, non va bene.
La 107 si può aprire. Dov'è la 107? Eccola là. Quindi andiamo di qua. E si gira di qua. Giusto, sento comunque la radio. Uno si è rialzato qui. Sì, oppure tu stavi meglio di prima. Bocca. Porca Eva. Un attimo. Brutta, 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 brutta. Quanti colpi? Ok. No, era brutta, stava diventando veramente terribile la situazione. Ok. Oh merda. Perché? Va bene. La 107 è questa. C'è qui? Avviso al personale, già che ci siete, ricordatevi di spazzare le foglie in giardino, poi potete tornare al camino. Sarà meglio che non vi becchi a battere la fiacca. Figli di puttana, TV, via. Ok, benissimo. Calmi, qui la torcia appunto si può anche staccare. Vai, vai tranquillo. Vai relaxed. Vaffanculo. No, vai tranquillo. Vai tranquilla. Niente. Oh, mamma mia. Ok. Ah. Quindi. Allora. Ok. Oddio, è successo. Mi stavo perdendo. Ok, no, eccoci. Ah! Allora. Ah, ti ho visto. A volte sembra. No, 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 i colpi! Quanto tempo ci vuole a caricare sta cazzo di pistola? James! Utilizzo non improprio di più dei colpi, per favore. Cortesemente. Questo giardinetto qui di. Di cose? Non c'è niente oltre che. Vabbè, la bevanda. Ok. E si torna di qua. Nulla. Qua come va? Tutto ok? Ma sì. Oh merda. Bene. Ma perché se ho premuto. Vabbè, io premo i tasti. Il gioco non registra i comandi, non registra gli input. Quindi di conseguenza io devo prendere i colpi. Va bene. Ok. E via. Anche vaffanculo ad un certo punto, no? Madonna del. La puoi smettere, cazzo. Grazie. Altra bevanda, andiamo così, buttando le risorse. Chiave del camino, ok, che mi permette di prendere quella che era la seconda. C'era la seconda statuina di Bianca Stronza. Oh no. Perché il calcio? Hai un tubo ed è in movimento. Non lo colpirai mai, mai, mai. Che stronzate.
James, un attimo, facciamolo muovere questo brain che ci ritroviamo. Ho capito le situazioni un po' particolari, però non possiamo fare queste stronzate. Capire in base a quella che è la situazione cosa devi fare. Non cagate sicuramente. Però va bene, dai. Ne usciremo vivi comunque, io e te, assieme. Allora, la chiave del camino. Buio, pesto. Ah, giusto, accendo io la luce, scusate. Qua ho fatto io la stronzata. La chiave del camino. Chiave del camino, chiave del camino, chiave del camino. Sto pensando. Il camino è da sopra. Sì. Quindi io direi. Tanto salvo perché. Perché è giusto salvare. Quindi. Salviamo. Il camino stava al terzo piano. Era il terzo. Ma di qua io sono sceso. Non so. Comunque, saliamo. Ed eccolo. E siamo a due. Ah! Cutscene. Aiuto. Succede? Aia la testa. Aia. Goddammit. Oh, porca troia! Ma porca puttana! Ma che cosa sto guardando? Non l'ho colpito, vero? Oh, cazzo! Via! Ora, boom! 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 No, 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 state zitto! Oh! Ehi! Mamma mia, che cos'è comunque? Ok. Olla! Aia! No, ma non mi fai muovere! Non mi fai muovere! Dimmi che è andato. Dimmi che è andato. Perché ancora c'è la musica che mi convince poco. Apparentemente sembra essersi. Ok, sì. Ma va bene. Come mi sa che qualche colpo di carabina. Tirato leggermente a cazzo di cane, ma va bene così. No, sbaglio sempre tasti. Ok. Allora. Non era un boss comunque, era uno di quelli proprio forte effettivamente di quelli. Olla. Qua dove sono? 317. Oh Madonna. Barattolo di vernice. Barattolo di vernice. Ma se dovessi dire che non ne ho la minima idea di dove poterlo più o meno usare. Non si può aprire con le mani. Io ho l'apriscatole. Aperto.
Va bene. Ok. E a cosa può servire esattamente una lampadina dipinta di rosso? Non voglio aprire la mappa. Abbiamo una lampadina dipinta di rosso. Perfetto. Meravigliosa, bellissima esteticamente. Un colpo di genio di James, ma a cosa serve? Ha un'utilità, però devo scendere ancora, mi sa. Sì. Al solito salvo, perché questi sono progressi importanti, quindi si salva. E boh. Si scende. Qua non mi sembra di essere mai sceso effettivamente. No, un cazzo, ho sbagliato tasto. No, non sono mai sceso nel seminterrato. Ok. Avviso al personale, accertatevi di pulire il camino nella sala riunioni. Vabbè, questo era già una cosa risaputa. Risolta, ecco anche. Questa è chiusa, qui vicolo cieco. Speriamo si apra questa. Porca merda! Non si apre. Ok. Mi è rimasto il pensando. Sforzando proprio, stringendo le meningi al massimo. A livello di oggetti chiave. Oh, vabbè, giustamente. Oddio. Ma la 312 ancora non ci posso arrivare. Quindi la lampadina. Benissimo. Il problema è che prima della lampadina c'è il discorso dei libri, della libreria. Che era qui? No, la sala di lettura è di qua. Ok. Sto cercando di capire, ma no, ok. Allora, capiamo sto discorso. Non credo sia così complesso ed articolato alla fine. Sui libri sono segnati i simboli. Qua abbiamo il quadro. Però forse non la conta per come dovrebbe essere. A cazzo non vorrei andare, però. Ma non ho capito se devo magari andare a cliccare altro nel frattempo, perché. Top player, non chiedete perché non lo so. Benissimo così comunque. Va bene. Allora, cosa c'è qui? Foto numero 3, 217. Ok. Foto numero 2. Ok. Ah, non leggo nemmeno. Cosa c'è scritto? Ah, ok, posso segnare una doppia combinazione. Foto numero 1. E qui abbiamo la lampadina. Eccola, tieni. Deed done.
Quindi devo mettere. Ok. Questo mi vuoi dire? Questa è giusta. E qui. Done. Chiave d'ascensore per i dipendenti. Meraviglia. Meraviglia. Salvo. Progressi bestiali, progressi clamorosi. Ok. Chiave d'ascensore per i dipendenti. L'ascensore stava, mi sembra, si doveva salire. No. No. Me la sono persa. Ecco, l'ascensore per i dipendenti. Di là. Di qua. Ok. E qui. Perfetto. Altro salvataggio. Va bene. Non è schifo. Ok. Wow, posiziona oggetti? In che senso me lo stai raccontando? Capire. Non ho più niente. Ah, perché mi sa che non posso stare con queste robe. Ma nemmeno la mappa. Nulla. Oh, cazzo. Aspetta. E se ci vado con queste? No. E se tengo solo le robe legate a Maria? Mary? Io provo a tenere tutto, no? Facciamo finta. Ah, così mette le chiavi, no? Leggi. Peso consentito una persona. Non posso, vero? Sì, esatto, non potevo. Va bene. Quindi devo andare senza niente. Oh, porca Eva! Ma senza mappa, senza nulla, nulla. Non ho nulla, non so niente, non so cosa sto facendo, non. Oh, sono terrorizzato. Il terrore mi perprime. Oh, merda. E ho capito, avete capito molto male comunque, perché io non ho una sega addosso in questo momento. Andiamo a caso. Ok. Colpi, pozzetta. Cos'è questa roba? Ok. Shortcuts. Gemma preziosa rossa. Interessante. Ma senza vedere nulla. Cioè, non ho niente addosso io. Nemmeno più la torcia. Porca merda, non si vede niente perché non si vede niente effettivamente. Provo a mettere la gemma. Vedere se.
Ma fammi capire, ne devo mettere quel numero lì di robe? Salve. Com'è? Bene, andiamo? Sì? Interessante. Perfetto. Entra magari, cazzo. Ok. Oh, Madonna, adesso stiamo andando. Dipendenti, capito. Leggi. Sono Johnny e faccio scintille. Ok. Un applauso per Johnny che fa scintille. Hotel Lakeview. Ah, silenzio. Sette regole d'oro per i dipendenti. I dipendenti devono essere puntuali, i dipendenti non devono assentarsi senza un motivo valido, i dipendenti devono presentarsi a fare in culo. Come faccio a leggere se ci sei tu, mi fai capire? Fammi capire. Uniformi curati, i dipendenti non devono togliersi l'uniforme mentre sono in servizio, i dipendenti devono comportarsi. Fammi leggere, tanto sono morto. Uccidimi, uccidimi, perché mi secca dover fare ste stronzate in questa maniera. Ammazzami e basta. Cazzo. Ammazzami e basta. Anzi no, fammi capire un attimino cosa posso fare per poter liberare la zona, perché onestamente così divento una merda. Niente, qua niente, ok. Qui? Qui niente, ok. Cercando più che altro di capire se c'è un modo poi di... Urla quanto cazzo ti pare. James, magari ti muovi, magari un attimino. Sì. Oh Madonna, ma non è possibile. Impestata sta zona. Ho capito, ma tutto questo mi devo attaccare senza armi io. Qua abbiamo qualcosa. Sì, vabbè, interessantissimo. Devo fare tutto di corsa. Cosa guardi? Il pane sfornato, guarda. Per favore, è finita, mondo. Che mondo infausto questo. Proviamo ad andare a mettere la gemma, non lo so. Dov'era? Me lo sono pure scordato. Qui? Oh, merda, apriti. Ok. Ma non ho capito, devono seguire un criterio, sono più di uno. Ma credo sia più di uno sti cazzi in culo, onestamente. Allora, la lavanderia non ho provato ad andare. Ed è quella che c'è a destra appena esco. Giusto? Sì. Questa. Ok. Aperta. Bisogna ordinare lenzuola nuove. Ok. Tutto questo per leggere il bisogna ordinare lenzuola nuove? Non ho capito. Allora, c'è una cassaforte, giusto? C'è una cassaforte. Però io ho un grande problema in questo momento. Questa porta... un attimino, domanda. Non mi uccidere, per favore. Te ne prego. No, vero. Cazzo, no. Ma cazzo, no. Ma cazzo, no.
Ma poi porca merda. No, ma perché secondo me qui dentro, perché poi James, sai, si abbassa un attimo e dice cazzo, c'è il demonio che mi sta cercando. Faccio scintille. Quattro numeri. Ma cazzo, ma non so onestamente. Questa situazione di panico. Calma, 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 calma. Mettiti un attimino qua. Ragioniamo. La situazione è drammatica. Situazione terribile, non drammatica, terribile cazzo. Porta gioielli. La mia paura è che magari in una di queste situazioni io non ci credo che in lavanderia non c'è nulla. La vedo improbabile come cosa. Questa cos'era? No, vabbè. Glimpse. Tra l'altro avevo mancato, ok. Anche qui avevo mancato sta roba, bene. E nel panico, giustamente, manco cose. Ecco, punto. Ora io mi domando una cosa. Qui abbiamo trovato questo. Tutto questo non c'è un minimo di salvataggio, giusto? Cioè io dovrei fare tutta sta roba. Senza uno schifosissimo salvataggio. Corri per favore. Corri per la tua cazzo di vita, James. Ok. Ora. Io credo o sono tre o sono tre. È da capire più che altro. Ma cosa deve puntare? Io non lo sto capendo. Mi auguro siano solo tre perché divento una cazzo di iena. Allora. Facciamo finta che devono puntare tutti in basso, no? Forse tutti in alto. Va meravigliosamente, va in maniera meravigliosa. 7-4-1-4. Va bene. 7-4-1-4. Fortuna ha salvato. Quindi va bene, prendo il rischio. Sette, quattro, uno, quattro. E dentro c'è videocassetta e chiave del seminterrato. Videocassetta. Non magari la videocassetta, grazie. C'è. Ok. Videocassetta che lasciata 3 anni fa. Ah, benissimo, guarda. Ancora! Ma non c'è pace per la mia anima. Apriti, te ne prego. Ok. Valvola per pompa. Cioè, io sto vagando nella speranza di magari. Ma proprio non dovevi uscire da questo lato, cazzo, James. Il lato più sbagliato possibile. Oh merda. Apriti. Ok. Tanta roba.
solito non vedo. Sento dei movimenti occulti pure da questo lato. Basta, che ti devo dire, cazzo. Ecco qua. No, James, per favore, non moriamo con la... Ah, vabbè. Metti sta cosa, per favore, e gira. Dai, 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 ce la facciamo. Dai, che fatica, mamma mia. Possiamo? Grazie. Che c'è qui? Siringa! Usala! Madonna. Che? Oltre sta siringa. Chiave del bar. Lacrime di Venere. Devo tornare indietro. Simpatico. Cos'è questo? È questo. Ok. Magari non dobbiamo mettere la videocassetta effettivamente. Piglia questa a sto punto. E mettila qua, no? Ok. Gira. Ok, la posso riprendere? Penso di no stavolta. Salvataggio. Meraviglia. Una foto. Meglio andarsene. Il jukebox comunque è tornato. Per favore salva, cazzo. Allora, dove sono? Ah, giusto, non ho una mappa, quindi non... Oddio, shortcut! Ok, posso tornare a prendere la roba. Ok. Però mi devo ricordare... E salendo... Di qua... E di qua. Oddio, dove sono? Apri. Ok. Cutscene addirittura. Cutscene laggante. Oh. Che meraviglia riavere la roba. Ora possiamo andare. Ora sì. Quindi riscendiamo. E via. Allora. Il jukebox. Ah no, ok, la statuetta, l'ultima. L'ultima, signori. Salviamo. Finalmente. Save. Ok. E ora mettiamo queste tre statuette. Ecco, ora qual è il concetto? Ah, vabbè, sono... Aia. Ah, no, aspetta, è abbastanza... Sembra abbastanza easy come l'ho detto, eh. Come concetto. Ok, questa sembra giusta. E qua...
questa. Anche dentro. Orca Eva. Ah, ma no, anche dentro solo questo, forse. Ma quindi non combacia. Ma che cazzo fai? Non ho premuto per... Oh, signore. Non ho premuto per fare tutto sta cacciara. Ah, perché si sposta giustamente pure lì dentro. Quello là. Oddio. E quindi qual è il... No, però così non è giusto perché... Quei due penso siano corretti più o meno, o almeno l'idea è... Ma si devono andare a collegare tra di loro? Non ho capito più che altro se devono andare ad incontrarsi. Ma non, no, non credo. No, devono arrivare, ho capito. Semplicemente devono arrivare a quella che è la loro, la casetta, ecco, cioè, come la chiamo. Ah, giusto, 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 giusto. Oh merda. Ciò che era iniziato con tre portò alcuni a disapprovare. Sette anime gentili la fecero entrare. In cambio di una per due si sarebbe allontanata, ma l'amore di cinque l'avrebbe a casa riportata. Schernita da due, continuò a faticare. Abbandonandone una, trovò un modo per arrivare. Ui, cosa? Come? Perché sta girando in questo modo? Se giro così. Sette anime gentili. Non capisco il concetto, cioè non capisco cosa vuol dire. Resetta. No! Allora. Resettiamo. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va bene. Chiave del corridoio del terzo piano. Cazzo, sì.
È giusto. Possiamo salire. Quindi andare effettivamente in quella che è la... Magari becchiamo... Ok, la strada. Ok. E ci siamo praticamente perché... È là. Porca merda. Signori. Allora. No, vabbè, sala di osservazione. Intanto prima di entrare voglio vedere queste stanze. Questa è chiusa. Questa è chiusa. Eccola. Mary? Registratore, il registratore, quindi la cassetta posso mettere. Momento. Vediamo. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. Do you know where Mary is? Come on, talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. Porca merda. She died because she was sick. I killed her. Minchia, James. Cazzo. Killer? Why did you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James.
I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Porca merda, James. Sì. Mary? James? Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. Do you hate me? Please, why won't you come? But where? Where are you? Hai fatto la cagata. Cazzo. Tosta come roba. Oh merda. Ragazzi. Non è morta per malattia, Mary. Non lo so, onestamente. L'idea può essere averlo fatto perché è malata, per evitare di farla soffrire, però diciamo che sempre una visione un po' così, ecco, no? L'hai fatta grossa, eh? L'hai fatta grossa, lo sai. L'ha fatta grossa. E lui lo ha sempre saputo. Cioè, non ci credo che non... Sempre saputo. E questa è semplicemente una presa di consapevolezza, di coscienza di James. Hai fatto la cagata, non te ne sei reso conto, evidentemente. E ora, queste sono le conseguenze. Un viaggio nella follia, questo è. James. Questo è un viaggio nella tua cazzo di follia. Tipo, devono andare sempre. Tutto questo. Tosta, tosta. Ma tosta perché, ripeto, a conti fatti io non conoscevo Silent Hill 2, non avendolo terminato, giocato, ripeto, sì, terminato mai, quindi non conoscevo realmente il quello che poteva essere il discorso legato alla al prosecuzio, no? Di trama. E diciamo che è impattante come discorso, quindi ok. Va bene. Aiuto. Ok. Queste risorse non la contano giustissima. Non la
la contano proprio bene. Questa è chiusa, quella è chiusa. Qui si può tirare il carrellino. Penso per prendere qualcosa più che altro. Forse no? Scherzavo? Sì, per prendere... Ah, ok, una... Ancora non ci riesco, una di queste foto. Scendiamo sotto. Non c'è cura per la tua ferita è grave. Credo si rivolga a James, sì. La ferita comunque l'aver... A conti fatti tolto la vita di sua moglie, perché è stato lui, quindi... Cioè, signori, a conti fatti... Abbiamo sempre utilizzato l'assassino di Mary fino ad ora. Quindi sì, ok. Allora, io vorrei capire, però... Tutto questo dove minchia si va? Perché? C'è un punto interrogativo, però non mi fa capire se... Ah, penso di aver capito. Penso di aver capito il carrello. Sì, ok. Oh! Oh! Ok. Allora. Chiusa. Secondo piano questo. Dentro. Lavatevi, purificatevi, allontanate il male dalle vostre azioni, delle vostre azioni dalla mia vista. Aia. Vabbè, lì si scende, penso. Salvataggio. Allora un attimo. Che lì si scende. Prima di scendere ancora c'è buona parte di questo corridoio da esplorare. Comunque 18 ore. Non è un gioco che dura... Ui. Ah, un glimpse, ok. Non è un gioco che dura 18 ore perché l'ho presa molto, 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 molto... Ah, no, mi sa che non fa scendere, ok. Ma molto lentamente. Ma mi fa piacere, onestamente. Averla presa con tutta la calma del mondo. Allora, io sono arrivato... Forse realmente si deve scendere. Ah no, ok, girare di qua, vabbè. Ok. Questa è chiusa, lì si può saltare. Abbiamo fatto il giro di qua, ok. Saltiamo. Ok. Manichini. Ok, l'ascensore. Devo raggiungerla.
Questa chiusa. Azioni. Ok. Al secondo no, non mi fa andare, quindi giù. Aia. Quasi infittisce la situazione. Ok. Lo schifo sempre. Ai. Dove siamo? Ah, è di nuovo il seminterrato. Seminterrato, quindi salvataggio, un altro. Sono diversi salvataggi, ma senza nemici. Sospetta come situazione, eh. Il fatto che non ci siano nemici, secondo me, è anche un po' rappresentativo della psiche di James. Sono mai esistiti? Ci sono mai stati? Effettivamente. Tutto quello schifo, no? Che c'è stato fino ad ora, è realmente esistito? Oppure tutto stato è stato tutto frutto del... puro. È stato tutto legato alla sua... Oh merda. Alla testa. Angela. Mama? Mama, I was looking for you. E insomma, so io. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. What's wrong? Wait. You're not my mama. It's you. I'm sorry, Angela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No. Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it.
maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back the knife. No. No, I won't. Esatto. Almeno questo. Have it your way. It doesn't change anything. Aiuto. Okay. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Ad esempio, no? Angela. Esiste? È esistita? È morta? Che cosa... Bah. Che cazzo... Non ci provare, sai? Rimani giù. Ah, comunque li stiamo vedendo, quindi ci sono, effettivamente. Ma questo non toglie il fatto che magari è sempre tutto frutto. A questo punto dei sensi di colpa di James. Perché credo siano sensi di colpa. Che cazzo. Lei però... Ah, nemmeno... Ce ne vanno tra l'altro all'allentatore, si stanno... Quasi quasi non reagiscono. La 312 deve essere sgomberata. Nessuno tornerà. Questo è di nuovo il labirinto. Oh, porca puttana, no, eh. Di nuovo no. Ha qualche, giusto qualche salvataggio nel caso me ne dovessi perdere uno. Va bene. Corridoio. No, in realtà è sempre il Lakeview Hotel, infatti. Certo. Nell'altra dimensione, però. Aia. Oh merda. Leave her alone. Leave us both the hell alone. Due Pyramid Head?
9, prego. Ecco. Te pare. No, no, io non lo sono. Non lo sono mai stato. Oh cazzo, oh cazzo. Però double pyramid head anche meno, no? Ok. Cerchiamo di mantenerli in un modo fattibile. Puttana Eva. Per quanto fattibile. Oh cazzo. Oh cazzo. No, e non li vedo. Però mi devi far curare. Almeno. Merda. Cazzo. Dai, porca merda. Mi devi fare... No, ho sbagliato tutto io. Oh, 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 oh. Ma che è sta cosa? Ma che è davvero? Ma doppio! Ok. C'è già il tosto uno di base. Ah vabbè, ho capito, che devo fare? Va bene. Va bene. Puoi caricare quella cazzo di arma, James? Sei morto, me ne sono reso conto perfettamente. Porca Eva. Andiamo di pistola. E che cazzo però che sei. Vabbè. Parecchio fastidiosi. Qua un po' di concentrazione ci vuole perché è una roba non semplicissima, eh. Ok. Dai, e due però non posso far niente. No, è così però no, eh. Mi devi far curare, mi devi fare curare, mi devi fare curare, mi devi fare curare. James, per favore, mi devi fare curare, mi dovete fare curare, mi dovete fare questo enorme piacere. Ma cazzo, ma... No, vabbè. Ho capito, tutta la combo fanno. Cos'è un Souls like? Va bene. Ok, fai come dici. Ma la vedo una cosa un pochino. Un pochino famuccia, eh. Non prende la cura. Madonna, ma cosa dovrei fare? Che senso?
Che stronzata. Ma che stronzata. Va bene. Va bene. Ok. Va bene. Ma più che altro non mi sembra l'arma adattissima per affrontarli, la carabina, forse. In base a come si muovono. Mamma mia, ma... Perché è lenta, perché è estremamente lenta comunque poi nella ricarica, quindi vengo punito sempre. Niente, ammazzatemi. Va bene. Direi sì, di pistole e poi... Parecchio infame come combattimento, eh. Non vedo, se non posso girarmi in questo gioco non è che hai tutto sto movimento bestiale da affrontare due cazzo di piramide. Ma poi che cazzo fa? Quello ti begga, ma che è? Brutta sta roba, merda. E la cosa sarebbe tenerli tutti e due nel campo visì. Puttana tua madre. Vabbè. Sto tiltando un attimo perché mi sta andando giù sui coglioni sto combattimento. Bene. Allora. Scusate, se io... Va bene. È che sto perdendo la calma. Quindi non sto nemmeno riuscendo a... Ok. Fottiti. Niente, quello ritarda l'attacco. Quindi mi fa perdere. Perdo di vista l'altro. Ok. Ehi là. No. Sta cazzo di attacco di merda che fa ritardandolo. Niente, io ne schivo uno però. Sì, ma oggettivamente o ne schivo uno o schivo l'altro. Cioè non è che c'è tutta sta grande movenza, James, cazzo. È cominciato ora il combattimento, santa... Uccidimi, mi sono rotto il cazzo. Faccio ultimo tentativo, a difficile poi abbasso la difficoltà. Solo per questo combattimento, perché non penso sia... la fine. No, ma perché mi ha rotto il cazzo, onestamente, quindi... io ho controllo su James, purtroppo. E James, oltre a fare sta cazzo di schivata, non è che ha tutto sto gran movement. Bello. Perfetto. Ok. Come ho detto, infatti, non posso, se io schivo uno non posso di conseguenza schivare l'altro, il movimento è quello, cioè non...
Cioè, è abbastanza limitato, purtroppo. Niente. Andiamo di pompa qui. Niente, guardate, cioè, non riesco più a muovermi. Non riesco più a muovermi. Non riesco più a muovermi. Guarda, 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 non posso. Mi stanno, cazzo. Niente. Poi quanto cazzo devono durare, vorrei capire. Va bene. Trovo un combattimento abbastanza stupido, onestamente. Niente. Niente. Niente, basta, l'abbasso. Sti cazzi, no, l'abbasso. Solo per loro, l'abbasso. Non... No. Eh no, ragazzi. L'ultima partita salvata va benissimo. Questa no, questa no, questa no, onestamente. La trovo abbastanza stupida come roba. Cioè. Ok. Ma porca Eva. Ok. Oi. Bene. Aia. Le cagate le faccio sempre, quindi vabbè. No. Ah, è proprio il sto combattimento di suo che rompe il cazzo comunque. Cioè, è proprio questo. Ma quanti ca... Ma mi chiedo quanti minchia di colpi... Ci devono... buttare questi due stronzi qua. Porca miseria, ma... Ma... Porca Eva! Ora la rialzo la difficoltà. Ora metto di nuovo difficile. Calma, calma. Non si poteva, non si poteva. Era ingestibile, onestamente. Cioè... imbecille proprio come combattimento. Ah, ah, ah. Quindi abbiamo tolto Pyramid Head fuori dai coglioni. Cioè, due Pyramid Head. Erano due, quindi. Ok. Ha salvato? Sembrerebbe aver salvato. Quindi rifacciamo sta roba. Salvato, giusto? Ok, no, mi era venuto un attimo di... Va bene. Ok, ho avuto un momento di preoccupazione. Quindi, qua, prendiamo tutte queste risorse meravigliose. E beh, le risorse ci stavano effettivamente. Purtroppo il combattimento in sé... non mi è sembrato brillantissimo, ecco. I colpi di pistola sono andati, bene. E lui hanno in mano cosa? Uovo scarlatto? Uovo color ruggine. Ok. No, vabbè, da inserire negli appositi. Ho inserito, ma non... forse un altro.
Un'altra parte. Ah, ok. No? Ah. Posso? Ok. Non c'è mappa, come sempre. I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. Diciamo che qui ha avuto l'input. Madonna! Un momento, una laggata. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. Aia, colpi, un bel po' di colpi. Questi colpetti preoccupano, eh. La forma vincola la mente. 26. Ah, non... Ok, non posso andare qua. Quindi di qua. Dove che si sta salendo esattamente? In... Ok. Ah. E che cos'è questa? Mary. Merda. Cazzi. Mary? I have missed you so much. I've missed you too. We can finally be together. Forever. No. James. What's wrong? I'm sorry. I know you tried. James, please. But she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. Maria. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. What else do you want me to be? What else can I be? I am
so sorry, Maria. I really am. But this has to stop. It's time to let it go. No. Yeah. What? I won't let you do this to me. I won't let you go. I can't! Oh, por... Oh, merda. Vabbè. E che cosa? Merda. Ecco qua. Oh, cazzo. Bulla. Che? Aia. No. Cosa succede? Ti è. Poi. Wow. Mia. Distrutto. Ok. Madonna. Mi sa di roba complessa. Mi sa che ho mancato un colpo lì, non tanto di roba complessa. E poi sto cazzo di letto in mezzo alle panze. E due coglioni che sono ste zanzare. Ok. Conviene non stare troppo vicino, perché poi fa sta roba, infatti. Wow. Ok. Carica sto cazzo di coso, James! Niente, proprio non ce la fai. In tempi che siano normali non lo puoi fare, guarda. Madonna, fa le combo. Ok. Ok. Merda. Fissato. Bello. Puttana Eva. No, non sto cannando. Non ho più colpi di sto cazzo di coso, non cambia l'arma come sempre. Vabbè. Cortesemente, quando ti do un cazzo di comando, lo devi attuare. Perché se no siamo qui a fare la muffa. Ok. Ah! Non è morta. No. Si è semplicemente incazzata bestia. Oh, porca puttana. Aia. Che succede? Oh. Devo scappare? Va bene, scappiamo. Non è vero, è un'altra fase, non devo scappare. Via sto cazzo de coso, James. È diventato il mio incubo peggiore. Aiuto. Dove? Oh. Praticamente è diventato Flash Deep. Ah, merda. La parte di carne 2.0. Ma io non vedo una sega. Dov'è? Non lo so, perché non si vede niente. Ma... Non so... Ok. Più o meno ho capito. Però non vedo...
Aia, non vedo problematica come roba. Aia. Scendi. Ok. No, ho mancato il colpo. Dov'è? Ma vaffanculo, va là. Ma vuoi scendere? Ecco. Deve fare complessa veramente. Va bene. Mi dici tu? Magari scendi. Mi dai modo di sparare. Ok, questa era la seconda fase. Oh cazzo. Di nuovo qua, eh? Bene. Viecce! Stronza! Stalkerton! E le combo fa. Vedo qui. Ma perché non parte per come glielo do il comando? Vabbè, ma che cazzo ti devo dire, James? Però porca puttana, se io ti sto dando un ordine cortesemente. Bello. L'idea sarebbe quello di portare a termine il comando. Aia. Cosa, dove, perché? Lo stai? No. Non so se sto realmente facendo qualcosa. Mi auguro di sì. Via. Tosta. Dov'è? Ah! No. No. No, Mary. Ok. Vaffanculo. La pistola qui si può usare volendo. Mi posso mantenere già più a distanza. Che male non è. Però magari a distanza vuol dire stare a distanza. Porca giù. Va bene. Come cazzo ti pare, come sempre. Ok. Fra un po' io non ho più niente. Va bene, al solito. Fa questa cazzo di combo dove non mi tocca nemmeno, però mi danneggia. Vabbè. Di lusso. Va bene. Ok. Vabbè. Dov'è? Aiuto. Ok, ricarica. Ricarica, please, James. Dov'è?
Okay. 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 Oh merda. Ho capito, se c'è l'animazione non posso. La stai facendo più tosta di quello che dovrebbe essere ora? È andata? È andata? Meglio per te, meglio per me, meglio per tutti. Mary. Hey, handsome. Told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. Mm-hmm. But that's not why I did it. Mm-hmm. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. What is this? It's what you've been looking for. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never do. So,
I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long. So, I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that, as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me. James. You made me happy. Cazzo. Cazzarola. Bravi. Bravi. Perché bravi, bravi, bravi. Perché sono riusciti a fare qualcosa di complesso. Non era scontato. C'era tanto scetticismo, tanta paura perché andavano a toccare un mostro sacro. E diciamo che quello che...
capitoli che magari hanno portato prima non erano così tanto, no, di punta. Quindi hanno rischiato grosso, l'hanno rischiata grossa, ma hanno dimostrato di avere i coglioni. Bravi. Per il resto, sul gioco, cosa si può dire? In sé, ecco, gran titolo, grandissimo. Io spero di recuperare in qualche modo pure il classico, l'originale, e di giocarmelo magari anche per conto mio e capire un attimino quelle che potevano essere le differenze, così un po' complessa. Ripeto, ero arrivato fino ad un certo punto, quindi non ricordo, ecco. Il finale mi baso su quello che vedo qui. Questo. E cos'altro? A livello atmosferico hanno rotto i culi. Poco da dire. Quello che magari a tratti mi ha un po' fatto girare le palle, non tanto il sistema di per un attimo era partito tutto. No, stavo dicendo, non tanto il sistema di combattimento, che è quello alla fine. Oh, oddio. Cos'è questo? Cambia scheda. Difficoltà combattenti difficile, rompicapi normale, finale abbandono, finale completato 1 di 8. 8 finali. Tempo di gioco 18-19 ore, va bene. Distanza percorsa 60 km, consumabili 436, messaggi raccolti 65. Numero di tentativi di apertura, distanze chiuse 375, numero di volte inquestata controllata la mappa 807. Altra scheda, nemici uccisi 410, nemici sconfitti sparando 97, combattendo 313, danni totali subiti 6256, arma preferita tubo d'acciaio. Numero di colpi sparati 903, numero di finestre distrutte 104, numero particolare. Numero di oggetti di cura usati 145, numero di morti 38, realmente pensavo di più, quindi va bene. Numero di schivate eseguite 1504. Oddio, ma era finito? Non lo so, non lo sapremo mai. Hai ottenuto nel frattempo una nuova partita più, dovrei ottenere accessi oggetti, modalità grafiche. Ah, e finali aggiuntivi, quindi si può... modalità grafiche? Filtri, suppongo. Ah, quindi nel frattempo è anche cambiata la main screen. Stavo dicendo... sistema di combattimento, che normalmente su Silent Hill non è che sia stato storicamente qualcosa di clamoroso, quindi, anzi, rispetto agli altri, forse... Sì, c'è stato un passo avanti. La telecamera. La cazzo di telecamera, perché a tratti, nei momenti delle schivate più che altro, dove sei nel combattimento uno contro uno con il nemico, parte la schivata, perdi completamente il lock sul nemico, che è una cosa che ha dato anche un po' fastidio a tratti, onestamente. Però per il resto... Tanta roba. Ma se io volessi poi nel dubbio, no? Per mio, questo, di mio, ecco. Magari puoi cominciare, ecco, una nuova partita più. Vabbè, ma questa è una cosa... Effetto pixel! Ok. No, vabbè, ma stavo per dire... È una cosa che farò... Per conto mio, contorno più posterizza, ok, loot verde, dithering rosso, ok. No, sono cose comunque che toccherò per conto mio. Signori, a questo punto io cosa posso dire? Grande esperienza, grandissima esperienza, la prima serie del canale, oltre che ad essere la prima blind run del canale chiusa, e niente, sono tanto contento.
questo punto, come avevo anche già anticipato tramite storia su Instagram ieri, oggi ci sarà l'altra live effettivamente, anche quella pomeridiana, per recuperare un po' il terreno, no? Magari le giornate, quella giornata ieri di pe persa, l'altra di quanto è stata 2 giorni fa pure che era andata, quindi oggi facciamo il botto. E a questo punto, per quella pomeridiana, si comincia con quello che doveva essere la serie terminata, no? Questa qui di Silent Hill sulla Blind Run, ovvero quella su Resident Evil. E oggi si parte con lo zero. Quindi, e possibilmente, piccola chicca, non so se ci si arriva poi, potrebbe esserci anche una piccola sorpresa a livello di magari un piccolo upgrade. Vediamo, vediamo. Non voglio fare spoilers, non voglio anticipare nulla. Voglio soltanto ringraziare nuovamente la. Sentivo cose. La follia di James, il Blooper Team per aver regalato questa perla. E il gioco in sé, grande roba. E basta. Ci si becca pomeriggio. E comunque volevo ringraziare nuovamente chi magari non per forza entrando in live, ma anche a parte, recuperandole a parte, piccoli tratti, piccoli pezzi di live, quella che poi viene caricata su YouTube. Fa sempre piacere sapere che in un qualche modo, sotto qualche forma, arriva un minimo di supporto, perché ci tengo solo questo. Va bene. Niente, non vi rompo più il cazzo perché penso di averlo fatto abbastanza. Qua si chiude. E niente, direi che ci si becca di pomeriggio alle 4 con Resident Evil 0. A più tardi, più tardi.